Buonasera a tutti e grazie per essere qua con noi. Questa è una serata un po' particolare perché da 2-3 anni avevamo deciso di intitolare il campo di tennis a Carmelo Barbera, nostro illustre concittadino, un amico di tutti. Io credo che sia giusto che una pubblica amministrazione faccia di questo tipo di riconoscimenti ai personaggi pugliesi. Lui era una persona buona, particolare, perché chi non lo conosceva magari pensava che potesse essere un po', come dire, duro, però era una persona dolcissima. E in questo campo abbiamo passato con tanti amici, Riganello, ne vedo Gatto, tanti, c'è Barca, abbiamo Orazio Prodigenti. C'è stato un periodo in cui Furci aveva la squadra femminile di tennis, la maschile iscritta alla FIT e tante altre cose. Quindi io ho ritenuto giusto, nel ricordo di Carmelo, intitolarlo perché me lo meritava e sicuramente saremo tutti d'accordo. In questa stessa occasione, visto e considerato che abbiamo avuto l'opportunità di ripulire finalmente quella zona, questa zona, credo che anche questo possa essere dedicato a Carmelo. Un percorso, diciamo, artistico, vogliamo definirlo così, che mi auguro potrà essere continuato, perché dovrebbe essere solo un inizio, per cui Furci dovrebbe anche da un punto di vista etico migliorare. Questo per quelli che verranno dopo spero che sia un messaggio per tutti positivo. Grazie. Ringrazio il signor Sindaco anche per la possibilità nell'invitarmi di poter dire anche una parola. Non ho avuto ovviamente la possibilità di conoscere Carmelo Barbera, ma certamente la scelta di un'amministrazione che si sente di intitolare non ad una persona qualunque, ma ad una persona che sicuramente ha trasmesso valori importanti, dedicare una struttura importante come luogo di aggregazione, quale questo campo da tennis, ci fa dire a tutti quanti grazie. Che cosa può significare una intitolazione? Io penso che ogni persona riesce a rivestire il proprio nome e il proprio ricordo di immortalità quando compie opere buone. Arrivare ad avere un luogo intitolato al nome di una persona vuol dire che si indica quella persona come esempio da seguire. E allora l'invito qual è? Che traduco anche in termini di preghiera. È quello di sapere che nel cammino di ogni giorno, nel cammino della nostra vita, abbiamo bisogno di esempi che ci possano sollecitare a fare meglio e a dare di più. Abbiamo bisogno di chi ci prenda per mano e ci accompagni passo dopo passo. E abbiamo bisogno che anche le nuove generazioni, attraverso questi segni, come ogni intitolazione, possano domandarsi chi è questa persona, cosa ha potuto fare per la nostra collettività o per la nostra città. E come anch'io posso somigliare a queste persone che hanno dato qualcosa di importante. Credo che in una società come la nostra, che in qualche maniera rischia, permettetemi, un po' di piangersi addosso quando ci sono delle situazioni di prova o di difficoltà o di disagio generale, noi abbiamo bisogno di uno slancio di positività. Abbiamo bisogno di saper guardare oltre. E allora chiedo al Signore che questo gesto si ponga tra i tanti tasselli che costruiscono la storia di questa nostra bella cittadina di Furci e che ci consenta di costruire ogni giorno questo grande mosaico che è un orizzonte di speranza per la nostra Furci. E allora volentieri
invoco dal Signore ogni benedizione. Saluto affettuosamente la sorella e tutti i familiari della persona illustre Carmelo Barbera, alla quale viene intitolato questo campo da tennis. E questa benedizione in questo tempo così particolare e significativo anche per la vita della nostra Furci scenda davvero abbondante e ci solleciti a compiere ogni giorno la scelta del bene. E se il richiamo allo sport vuol dire amicizia, solidarietà, attenzione all'altro, rispetto delle regole, facciamo in modo che ognuno di noi possa contribuire a creare un volto più bello e luminoso della nostra Furci. E in ultimo, se c'è da fare qualche partita, io giocherello un po', quindi potrei anche provare a dare il mio contributo. Con questi sentimenti invito tutti voi, tutti noi insieme, a dire quella preghiera così bella che Gesù ci ha insegnato e che ci ricorda un valore intramontabile, a prescindere da opinioni o pensieri diversi, che siamo tutti fratelli e tutti camminiamo insieme. E allora diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi che ripetiamo i nostri debiti, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. La benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su tutti noi e su questa bella struttura. Auguri! Sulle parole conclusive di Padre Gio, che appunto si proponeva di fare qualche partita in questo campo, approfitto, allacciandomi proprio a questo suo discorso, per dire che noi, io in qualità di presidente della SD Furci e quindi la SD Furci tutta insieme, abbiamo la gestione di questo impianto sportivo e lo abbiamo reso fruibile alla cittadinanza tutta attraverso la presenza di un custode del campo da tennis che sarà qui dedicato a prendere appunto appuntamenti, a prendere eventuali prenotazioni, affinché appunto quanti si volessero avvicinare a questo sport possano avere così l'opportunità di poterlo praticare in un ambiente ristrutturato e che sia interamente fruibile a tutta la cittadinanza. Che dire, è sicuramente una bella iniziativa. Noi come SD Furci appunto abbiamo deciso di prenderlo in gestione, non potevamo fare altro che appunto fare in modo che potesse essere appunto disponibile. Quindi a quanti di voi vogliano usufruirne, vogliono giocare a questo sport, avrete assolutamente la possibilità di poterlo fare o recandovi qui presso la struttura stessa o attraverso dei numeri che poi i telefonici verranno messi ben in vista, affinché appunto tutti possano annotarli e in caso di una prenotazione possano appunto soffrire del campo da tennis. Io intanto ho gli occhiali perché piango, sono un po' emozionata. E dico grazie a tutti perché il ricordo di Carmelo è ancora troppo struggente per tutti, non solo noi familiari, ma vedo anche per gli amici. E qui sono, come vedete, non riesco a parlare. Grazie agli amici, l'amministrazione comunale, il sindaco, che era anche un amico, guarda caso, e ringrazio anche tutti gli artisti perché hanno creato attorno a questo evento, hanno creato un movimento culturale, un movimento di gioia, un movimento d'allegria, gente che arrivava all'ultimo momento, anch'io voglio partecipare. Quindi quella che doveva essere una cosa un po' tra di noi, un po' silenziosa, è diventato invece un evento, quindi io penso che in questo momento Carmelo sarà felicissimo perché a lui queste cose piacevano. Era un appassionato di musica, era un appassionato d'arte, era un appassionato di tennis ed era anche un medico. Quindi grazie a tutti.
veramente, eh? Hanno fatto un bel lavoro. Anche le associazioni, da ricordare, Berta Filava, le associazioni, anche la Protezione Civile hanno collaborato a questo evento. Sì, sciogliere le file. Grazie. Guarda, montiamo, vai. Quindi sport al 100%.